Fino a ieri giornate meravigliose e oggi invece brutto tempo. Arriverà anche la neve più tardi. Benvenuti a Cortina, seggiovia di Socrates. Domenica 30 gennaio, campionato italiano di motoslitte, qui su questa pista. Noi saliamo per la nuova puntata di Benvenuti a Cortina. Ciao, ciao a tutti da Andrea Gris e dalla truppa di Benvenuti a Cortina. Nuova puntata, giornata brutta oggi dopo tanti giorni di sole, temperatura comunque ottima, siamo sui 0 gradi, reduci anche noi dal virus influenzale che ha colpito mezza Italia, comunque ce la faremo anche oggi, siamo sulla seggiovia che ci porterà alla cima, diciamo così, della pista Socrates, dopodiché ci sposteremo verso l'alto per raggiungere la famosissima pista Olimpia delle Tofane, dove in questi giorni si sta svolgendo la Coppa del Mondo di sci femminile. Alle due spalle, là un po' più a destra, si vede già il tracciato. Noi cominciamo questa puntata come al solito con il nostro ospite, chiamiamolo istituzionale, con una bella giornata di sole. Siamo andati con l'assessore al turismo e allo sport Herbert Hubert alla scuola di sci di fondo di Fiamme. E poi da lì abbiamo cominciato la giornata con l'assessore, il servizio. Qui siamo al centro fondo di Fiamme, insomma, poi cuore del mondo fondo per Cortina, che storicamente anche in questo sport ha una bellissima tradizione. Abbiamo anche da due anni in realtà abbiamo avuto questa bellissima opportunità di portare qui in collaborazione con Dobbiaco questa tappa del Tour de Ski. Qui parliamo di una Coppa del Mondo, quindi la sfida era complessa e difficile. Sicuramente il sistema si è dimostrato all'altezza, tutti assieme ha dato dimostrazione di professionalità. Colgo anche questa opportunità una volta tanto per ringraziare chi lavora nell'ombra, mondo di persone che si prestano. Dobbiamo ricordarci di loro, che rendono possibili queste manifestazioni. Questo centro, insomma, d'estate ospita la Fiorentina, adesso d'inverno appunto appena avuto un evento internazionale, ce ne sarà un altro tra poco con la classica Dobbiaco Cortina, insomma, proprio nei prossimi investimenti importanti è sul tavolo con tutto lo scomparto, tutta la zona Fiamme dove ci troviamo, quindi siamo consapevoli che la sfida vera per il futuro è dare servizi, quindi migliorare sempre più la qualità dell'offerta. Vabbè, buongiorno. La discesa. Poi sì, ma qui da fondo al printino. Adesso si è fermato. Buon proseguimento. Ma io, diciamo, con lo sci di fondo mi sono momentaneamente arenato, perché quando ho visto partire quelli dal centro mi sono demoralizzato. Allora ho detto, beh, forse mi do un altro sport magari. Per il momento mi accontento della slitta qualche volta la sera. Sta diventando un grosso volano turistico, sempre più in questi anni, dove emerge che anche lo sciatore appassionato un'oretta di fondo se la fa volentieri. Sotto le feste ho lavorato molto bene, anzi direi che il fondo è in crescita. Nella zona Dolomiti siamo l'unica località a fare marchio da sola, quindi insomma non è poco, e questo deriva da tutti questi eventi, non ultimo Tour de Ski, cioè un'evoluzione, il mondiale di curling, cioè quindi riuscire a mantenersi su certi livelli, diciamo, comunque contribuisce a rafforzare il marchio, che insomma tra le priorità, insomma, in campo puramente di marketing turistico, no? Possiamo permetterci anche di andare in barca, sembra una battuta, ma insomma abbiamo anche uno yacht club a Cortina, un lavoro, diciamo, che dura tutto l'anno, quello dell'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo, questa è la segreteria generale, diciamo, per poter mantenere una manifestazione di questi livelli ovviamente necessita di un grande supporto di persone, di enti. Adesso saliamo con la funivia delle Tofane, la freccia nel cielo, chi prende l'autobus, chi prende la funivia. Ma io dico sempre ai nostri amici del Faloria, avete una fortuna incredibile, non mi chiedono perché avete la Tofana di fronte. Le gare di Coppa del Mondo da qui si vedono perfettamente, meglio che dal parterre. Alla Cacciatori, il Canalone, la Vertigine Bianca, Labirinti e poi l'ultima a sinistra, quella della Coppa del Mondo, progetto Cortina 2017, adesso insomma che è partito dal 2013. La cosa forse più interessante è che potrebbe esserci anche un paio di piste nuove, dedicare una pista a Tony Seiler, che dovrebbe svilupparsi proprio da dove ci troviamo adesso, su questa pista qua, sulla del Druchet,
è diventato il campione olimpico che insomma ha dato notorietà a Cortina stessa, insomma, ha vinto qui 3 medaglie d'oro. Come si sa, queste candidature sono lunghe, complesse, sappiamo bene tutti che anche località diciamo politicamente più forti nel mondo sci, come l'Austria, per fare un esempio vicino a noi, le ha portate a casa al terzo tentativo, quindi la gara vera inizia adesso. Diciamo che Cortina è sicuramente pronta, pianificazione dei parcheggi, una parte di viabilità, infrastrutture, atti di indirizzo per gli ampliamenti degli alberghi, insomma diciamo che tutti quegli aspetti formali necessari per farci trovare pronti sono stati fatti, c'è un sito dedicato, insomma quindi le occasioni per informarsi non mancano. La sfida vera del futuro saranno le infrastrutture, i servizi, la qualità dei servizi, quindi a Cortina 2017 ci crediamo fino in fondo. Dopo la prima seggiovia andiamo alla seconda per salire in quota. Questo è l'arrivo della Coppa del Mondo di Sci Femminile sabato e domenica, noi siamo già in onda di venerdì, comunque questo weekend le grandi gare. Siamo arrivati a Pomedes, lì il rifugio storico Duca d'Aosta, e noi saliamo ancora con la prossima seggiovia. Il mitico Schuss, qui le ragazze, sta scendendo una di loro, raggiungono una velocità superiore ai 130 km all'ora, poi c'è un'uscita, un bellissimo salto e poi si scende lungo la pista Olimpia. E mentre noi arriviamo alla partenza, voi gustatevi un servizio dedicato ad un altro sport meraviglioso, affascinante, sensuale, il pattinaggio artistico. Ce lo presenta Alessandra Segafredo, una F2D. È andata per noi di Benvenuti a Cortina a vedere uno spettacolo eccezionale allo Stadio Olimpico del Ghiaccio. Music on Ice, con grandissimi protagonisti internazionali. La linea allo Stadio Olimpico di Cortina. Music on Ice. Grande successo per la tappa ampezzana di Music on Ice. Un mix di coreografie, ricco di emozioni, di musica, di giochi di luce e di effetti speciali, dove il pubblico ha potuto applaudire atleti ed artisti di fama mondiale. Una vera e propria serata di gala. Sul ghiaccio dell'Olimpico di Cortina d'Ampezzo si sono esibiti Samuel Contesti, Silvia Fontana, Joves Sabovcic, Debbie Park, Valentina Marchei, Anna Cappellini in coppia con Luca Lanotte, special guest della serata Barbara Fusarpoli e Maurizio Margaglia. Noi torniamo sempre volentieri qui a Cortina, ormai sono tanti anni, è un appuntamento fisso, che sia estate o inverno, a Cortina ci dobbiamo passare. Siamo contenti se anche Music on Ice è piaciuto, stasera un po' con questo tema country abbiamo voluto un po' cambiare, riscaldare un po' i vostri cuori. Dal lavoro, da tante ore dedicate alla preparazione di questi spettacoli, da tante ore passate insieme nel caso della coppia appunto mia e di Maurizio, tante ore di allenamento e abbiamo visto stasera giovani, non più tanto giovani, medagliati, ancora chi deve vincere medaglie, ma le vincerà sicuramente, per cui un po' di tutto. Divertirsi e di vivere comunque sempre le gare con uno stimolo, come un grande obiettivo, ma sempre con i piedi per terra e pensando di potersi divertire e non di subire la gara. No, è sempre fantastico questo stadio, da tante emozioni insomma, è sempre un grande piacere pattinare in Italia per noi, far vedere la nostra arte, quello che possiamo fare davanti a tante persone che alla fine apprezzano, si avvicinano, vorrebbero pattinare insieme a noi. Questo è il regalo più bello. Tante ore, come tutti gli sport, come tutte le cose che si fanno a livello professionistico. È vero che noi da giovani siamo già alle grandi gare, quindi già da piccolissimi impariamo a lavorare tante ore ogni giorno.